Sono stati consegnati dal comune costiero alla ditta appaltatrice i lavori per la demolizione della scuola Fedele Romani a Roseto degli Abruzzi, che sarà ricostruita grazie ai 10 milioni di euro di fondi PNRR. Una scuola all'avanguardia sostenibile e antisismica, oltre a una palestra, spazi verdi, un campo da basket all'aperto, una mensa, orti didattici e anche un auditorium da circa 100 posti. Un sogno che si realizza, ci abbiamo creduto, abbiamo intercettato questo importante finanziamento oggi con la direzione dei lavori, con la ditta Penzi, nonostante queste condizioni meteo, ma abbiamo raggiunto un obiettivo importante, avviare questo cantiere che darà un nuovo volto all'interno della cittadella dello sport, al mondo scolastico e appunto al futuro della nostra città. Un ringraziamento particolare ovviamente all'assessorato all'istruzione di Francesco Luciani e dei lavori pubblici del vice sindaco Marcone, perché in sinergia con tutta la giunta e l'amministrazione abbiamo voluto credere che solamente questa scuola 4.0 potesse dare un futuro ai nostri ragazzi. Ci abbiamo creduto e anche il rapporto con la preside e con l'istituzione scolastica ha avuto ragione del fatto che con questa cantierizzazione permetteremo all'attività scolastica di proseguire senza avere nessuna problematica, costruendo questa progettazione in lotti funzionali. Sarà sicuramente un cantiere che vedrà la propria, diciamo, crescita giorno dopo giorno e allora noi chiediamo a tutta la città di continuare a credere che questa è la modalità giusta per amministrare. Due gli aspetti più importanti, i lavori partiranno a strettissimo giro e soprattutto gli studenti non subiranno disagi perché la demolizione avverrà a step, in concomitanza con la costruzione della nuova scuola che rispetto all'attuale è stata spostata più verso ovest. Noi siamo pronti per affrontare questa avventura, l'affrontiamo con serenità. È vero che saranno 2 anni, vissuti in un contesto sfidante perché è insolita l'esperienza di un cantiere, in opera e un'attività scolastica che comunque procede. Tuttavia, c'è stata una pianificazione sinergica a monte da parte di tutti gli attori, quindi l'amministrazione, lo studio di progettazione, la ditta esecutrice, la scuola, per cui sono state studiate tutte le situazioni di interferenza, prestando molta attenzione ai bisogni della scuola.